Undeserved host. Buonasera a tutti, è il vostro Walter Curtis che vi parla e questo è Paranormal Real. Il titolo di oggi è Undeserved host, ospite indesiderato. Oggi intervisteremo una famiglia che ha avuto appunto un ospite indesiderato in casa loro. E non è finita qui, perché i membri di questa famiglia ci racconteranno per filo e per segno ciò che è successo in quella casa durante la loro permanenza durata 6 mesi. Quindi facciamo entrare la famiglia Mero! E così iniziamo un altro episodio di Paranormal Docureal. Venivano raccontate le vere esperienze di molte persone legate al paranormale. Sullo schermo comparivano dei piccoli spezzoni dove alcuni attori non famosi interpretavano gli intervistati, raccontavano ciò che gli intervistati avevano passato. Ecco a voi la famiglia Mero. Da destra verso sinistra abbiamo la signora Delphine, la piccola Jocelyn di soli 11 anni e il signor Carlos. Ci sarebbe dovuto essere anche il loro primogenito Augustus, detto Gus, ma ci diranno dopo dove si trova il figlio. Cosa ne dite di partire dall'inizio? Quindi di raccontare le vostre impressioni quando siete arrivati per la prima volta in quella casa? Tutto iniziava spesso con quella richiesta. Non era una passeggiata per gli intervistati, il percorrere dall'inizio con la scatola di brutti ricordi. Io sono un logopedista e avevo intenzione di lavorare in uno studio tutto mio. Pensavo che spostare il mio lavoro a casa mia sarebbe stato l'ideale. Così avrei avuto più tempo libero da passare con la mia famiglia. La casa dove abitavamo prima era piccola, così avevo deciso di cercarne una più grande, forse in un'altra città. Sapevo che sarebbe stato difficile per mia famiglia seguirmi. Me lo fecero ugualmente. Mentre l'intervistato raccontava l'inizio di quegli spiacevoli avvenimenti, sullo schermo gli attori raccontavano nel minimo dettaglio. In questo caso si vedeva una famiglia di 4 componenti che era in macchina verso una nuova meta. Quando arrivavamo davanti a quella casa, disse a mio marito che avevo molto presentimento. Mi disse di scacciarlo, perché questa era la nostra grande occasione di ricominciare da zero. Quindi la scaltai. Portammo dentro gli scatoloni. La casa era abbastanza nuova. Forse vi siete trovati all'epoca. Aveva bisogno solo di una pulita di un po' di luce. Ricordo che mio marito aprì tutte le finestre per far entrare un po' di luce. Jocelyn si sedette sul divano e si mise a leggere un libro per bambini. Grace si sedette accanto alla sorella con il suo album di disegno sulle gambe e cominciò a disegnare. Una famiglia, una nuova casa, una nuova vita. Una bambina intenta leggere un libro e una ragazza intenta disegnare sul suo album. La telecamera si fermò per una metà di secondi su di loro. Poi l'inquadratura si spostò per tutta la casa, dall'interno verso l'esterno. Per un paio di mesi le cose andarono per il verso giusto, ma dopo le cose peggiorarono, vero? Per i primi 2 mesi andò tutto bene. Il lavoro andava a gonfie vele. Mia moglie si divertiva a fare i cupcake e riceveva i miei clienti. Jocelyn voleva imparare dal fratello a disegnare. E Gus era ben lieto di soddisfare la determinazione della sorella. Negli ultimi 4 mesi le cose peggiorarono radicalmente. Uno schermo nero con scritto 2 mesi dopo il trasloco. Subito dopo si vide un marito che amava il proprio lavoro, una moglie devota che preparava cupcake, una sorella e un fratello che ridevano mentre disegnavano. 4 anni dopo il nostro trasloco in quella casa, cominciarono ad accadere delle cose strane. Alcuni oggetti si spostavano da soli. Ricordo che una volta poté le chiavi della macchina sul tavolo. Mi voltai verso il fuoco e prendere una bottiglia di succo.
e quando l'appoggiai sul tavolo le chiavi non c'erano più. E passava a casa, quindi non le avevano prese né Carlos né Gus. Cominciai a cercarla a terra. Forse mi sono accaduti, pensai. Le cercai in tasca, le cercai addirittura in frigo. Forse distratta l'ho messa lì dentro, quando avevo preso il secco, pensai ancora. Circa un'ora dopo, rinunciai a cercarla per mare e monti. Quando mia figlia tornò a casa, mi chiese se avrebbe potuto prendere le chiavi della macchina, che erano sul tavolo, in cucina. Rimase ovviamente stupita. Diedi la colpa a me stessa, perché forse in quel momento in cui non avevo visto le chiavi sul tavolo, ero distratta. Ma non accadde solo questo. Una notte, io e mia moglie sentimmo nostra figlia chiamare Dolphin. La voce proveniva proprio dalla nostra camera. Pensammo che Jocelyn aveva avuto un incubo. Così le dissimo di venire al nostro lettore. Lettone. Non ricevemmo nessuna risposta. Così Dolphin accese la sua lampada e notammo che nella nostra camera non c'era nessuno. Ci alzammo per controllare i nostri figli. Sia Jocelyn, sia Ross stavano dormendo beatamente. 4 mesi dopo il trasloco. Una voce aveva disturbato il sonno dei due genitori, ma nella loro camera non c'era nessuno. Si vedevano i genitori che si dirigevano verso le camere dei figli per controllare se stessero dormendo. Cosa è successo il 5° mese, subito dopo il trasloco, quindi 2 mesi fa? Sentivamo dei passi provenienti dal soffitto. Mia moglie mi disse che una notte non mi trovavo a letto. Pensavo che mi fosse alzato per andare a bere. Quando guardo su, mi vide nello sospetto per aria, come se fluttuassi. Gli esperti la chiamano levitazione. Fortunatamente, le urla di mia moglie mi svegliarono. Così atterrai sul materasso. Non successe solo questo. Stavamo guardando Gotham in TV, quando il televisore prese inspiegabilmente fuoco davanti a noi. Quando il fuoco si spense, sul muro comparve una scritta: questa è casa mia, andate via o succederà qualcosa di brutto. Chiamammo degli esperti e ci dissero che in casa avevamo un poltergeist ed era molto molto arrabbiata. Avevamo invaso i suoi spazi e non la scaltemma. 5 mesi dopo il trasloco. Un uomo che levita mentre dorme. Una TV che si incendia da sola sotto i loro sguardi spaventati. Ed una scritta comparsa dal nulla. Ecco cosa si vide su quello schermo. La mia povera bambina fu la prima a pagarne le conseguenze. Un giorno stava camminando come al solito vicino all'armadio per prendersi i vestiti. Questo armadio le cadde di sopra. L'armadio era molto, molto pesante. E nessuno da solo sarebbe riuscito a spostarle. Figuriamoci a farla cadere. L'accaduto le ha causato una paralisi sugli arti inferiori, costringendola a passare tutta la sua vita su una sedia a rotelle. Si vide un armadio molto pesante, spinto da qualcuno invisibile molto forte, schiacciare il corpo di quella bambina. Perché non è qui vostra figlia Gus? Il 6° e ultimo mese, prima che ce ne andassimo, Gus non era più lo stesso. Non socializzava con nessuno, si credeva in se stesso. Prima non litigava mai con la sorella, ma in quel periodo ci litigava tutti i giorni. Era circondato da energia negativa. Un giorno decise di suicidarsi. Lo trovammo impiccato nella sua camera, alla ventola del ventilatore. Sul muro c'era una scritta. Vi avevo detto che sarebbe successo qualcosa di brutto. Mia figlia è stata uccisa da quell'entità malvagia e io sono costretto ad essere sulla sedia a rotelle per il resto dei miei giorni. Gus, un nuovo ragazzo, sempre sorridente e pronto ad aiutare tutti. 6 mesi dopo il trasloco, si vedeva il corpo di un ragazzo che oscillava, tenuto assento da una corda e una famiglia distrutta, costretto a dover andare via. Alla fine,
si vedeva lo schermo nero con i titoli di coda. Voi adesso siete tornati nella vostra vecchia casa, ma non siete solo voi tre. Se la vostra credenza consiste nel coprire tutti gli specchi durante la veglia del defunto, le si fa per paura che l'anima del defunto possa afferrare il riflesso di una persona viva e trascinarla con sé. Fortunatamente la veglia viene fatta nella nostra vecchia casa, così copri tutti gli specchi, tranne uno. Questa cendola me la regalò Gus quando vinse la battaglia contro il cancro. Dentro c'è uno specchio e mi disse di guardarmi sempre, perché ero la più bella mamma del mondo. Gus è riuscito ad entrare in questo specchio e ogni volta che guardo il suo riflesso le vedo che mi sorride. So che non mi trascinerà mai con sé e so anche se devo lasciarli andare, ma per adesso non sono pronta a farlo. E così finisce questa puntata di Paranormal da Curiel. Grazie famiglia Melo per essere stati con noi e di averci parlato di tutto ciò che è successo a casa di quel porter, guys. Ricordate, quando dovete acquistare una nuova casa, assicuratevi prima che non sia infestata da un porter, guys. Buonanotte a tutti.